Grazie Presidente. L'intervento che abbiamo appena ascoltato è un intervento interessante perché dà degli spunti di riflessione importanti per far sì che questo atto possa, come dire, avere un percorso il più lineare possibile. Ma il punto vero che noi stiamo cercando di spiegare, lo stiamo cercando di spiegare da un po' di tempo, è che questa discussione con queste osservazioni non la dobbiamo fare oggi, la dobbiamo fare tra 2 anni, perché questa delibera dà mandato alla Giunta di presentare un atto normativo entro 2 anni dove si fa uno studio, dove si ragiona di tutte le modalità dell'uso di questa zona e di come effettivamente le persone possono entrare in questa zona. Questo è l'elemento essenziale, per cui noi oggi non stiamo attivando una congestion charge domani mattina, ma tra 2 anni ci sarà una valutazione complessiva dove diremo nel dettaglio quali sono i soggetti che possono entrare nella zona, quali sono se ci sono delle problematiche con determinate categorie, è ovvio che le andremo a declinare nel dettaglio e sarà quello il momento importante, non oggi. Oggi avviamo un percorso. Per cui noi tutti questi ragionamenti non li dobbiamo fare oggi, li dobbiamo fare tra 2 anni. Tra l'altro, noi ovviamente stiamo, come dire, l'ha giustamente detto nel suo intervento il consigliere Stefano, ci dicono ma bisogna prima migliorare il trasporto pubblico e poi fare la congestion charge. Allora, tra 2 anni noi stabiliremo il quadro, com'è l'organizzazione nel dettaglio di questa zona. È ovvio che noi ci aspettiamo tra 2 anni che anche il trasporto pubblico sia migliore. Stiamo lavorando per questo. Nel piano industriale di ATAC, lo abbiamo ripetuto veramente tante volte in questi giorni, è scritto che nei prossimi 3 anni ci saranno 760 nuovi autobus. Signori, 600 sono già finanziati nei prossimi 3 anni. Ora, e queste non sono le uniche cose, si sta facendo un lavoro grandissimo con la Commissione per attivare nuove corsie preferenziali e le corsie preferenziali sono lo strumento più efficace per far sì che gli autobus possano andare più veloci. Per cui noi ci aspettiamo che tra 2 anni, quando discuteremo dei dettagli di questa organizzazione della congestion charge, è ovvio che il trasporto possa essere assolutamente già allora migliore e i cittadini possano già allora considerare il trasporto pubblico come vera alternativa al trasporto privato. Questi sono dei provvedimenti che usano nelle grandi città europee, lo fanno. Ora noi stiamo dicendo: organizziamoci, capiamo bene quali sono le persone, quali sono le opportunità, come dobbiamo declinare nel dettaglio. Lo abbiamo tra l'altro detto, qui sicuramente sui giornali faranno un gran parlare di quanto si andrà a pagare per entrare in questa zona, ma noi diciamo con chiarezza, ma già da adesso. Una nella delibera scriviamo una dis specifica disciplina con agevolazioni e esenzioni a livello tariffario per alcune specifiche categorie, quali a mero titolo di esemplificativo i residenti, i titolari di contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità. Cioè, noi stiamo facendo un ragionamento e come è stato detto prima nell'intervento dal consigliere Stefano, abbiamo intenzione di dare l'opportunità a tutti di poter entrare per un certo numero di volte all'interno della congestion charge. Poi a un certo punto ti devi. Scusate, poi a un certo punto bisogna organizzarsi prendendo i mezzi, organizzandosi con i colleghi, con gli amici e poter avere un trasporto privato che invece di avere tantissime macchine con una persona, avere meno macchine con due, tre persone. Per cui tutte le osservazioni che vengono fatte oggi sono osservazioni interessanti, ma noi dobbiamo iniziare a ragionare a tra 2 anni, non ad oggi. Per cui non è una misura
tra ricchi, poveri? No, assolutamente no. È ovvio che questo sarà l'elemento centrale del documento che presenteremo tra 2 anni. Capire bene che impatto può avere nelle famiglie, deve avere un impatto marginale sulle famiglie e deve dare l'opportunità a tutti di poter entrare per un certo numero di volte, ma non per sempre. Questo per far sì che sia stimolata il trasporto pubblico e non quello privato, esattamente come fanno tutte le città europee. È ora che lo facciamo anche a Roma. Grazie.